La nostra azienda nasce nel 1974, una piccola azienda artigiana di camiceria fondata da mio padre e mia madre. Nel 99 siamo stati noi figli ad entrare, a subentrare e portarla avanti. Sino al 2000-2001, quando abbiamo creato il nostro marchio Era Milano, che in sintesi non è altro che gli iniziali dei tre fratelli, Emanuele, Riccardo e Alessandro. Un'azienda a conduzione familiare, molto attenta al mercato in questo momento. E devo dire che abbiamo avuto un ottimo risultato sia a livello nazionale che soprattutto internazionale, in quanto siamo molto attenti ai materiali che usiamo, gli accessori, bottoni, tessuti molto pregiati. Il prodotto è collocato in negozi a dettaglio, non serviamo grossisti ma bensì negozi alti, medio-alti. Oggi miriamo a questo segmento molto alto in quanto ci crediamo nel nostro prodotto, ecco, la qualità è molto alta, quindi è giusto che sia collocata in negozi alti. La nostra rete vendita è sia in ambito nazionale che internazionale, abbiamo degli agenti sparsi in tutta la nazione, Italia e internazionale, gli altri paesi, con dei fatturati pari al 60-70% all'estero e 30-40% Italia. Ovviamente noi puntiamo molto all'Italia, nonostante questi periodi di crisi. Ci crediamo tantissimo e stiamo cercando di invogliare i nostri clienti a crederci ancora per far sì che il Made in Italy vada ancora avanti per molto. All'estero abbiamo coperto quasi tutto il mondo, ovviamente ci sono delle nazioni tipo il Giappone dove comunque il nostro prodotto è molto apprezzato per la qualità, lavoriamo molto bene anche in Russia, lavoriamo molto bene in Grecia, quindi speriamo di ramificarci sempre di più in altri paesi con il nostro prodotto, sempre più completo e sempre più indirizzato verso un total look. I punti d'eccellenza del nostro prodotto sono i particolari. Noi abbiamo sempre visto il nostro mood di collezione come una linea classica ma informale, da prendere e da far mettere in evidenza molto il dettaglio, come ad esempio bottoni ricoperti di tessuto della stessa camicia, dei papillon in plexiglass molto belli realizzati da un'azienda artigianale a mano, veramente una nuova novità. Capi del tutto lavati, dando quell'effetto vintage molto particolare, invecchiato. Ecco, la cosa più importante è sottolineare che tutti i prodotti sono realizzati interamente in Italia. Quindi ci tengo a precisarlo perché oggi vedo la creatività italiana unica ed assoluta al mondo. I nostri obiettivi futuri sono il primo, quello di portare avanti un progetto di apertura e di franchising in tutto il mondo. Infatti abbiamo aperto il nostro primo store a Bari,
un centro che ci sta dando degli ottimi risultati e stiamo veramente avendo tante richieste di aperture da tutto il mondo. Come secondo obiettivo, parallelamente a questo, sto portando avanti anche una campagna con tutti i nostri clienti, verso i nostri clienti, per invogliarli a crederci nel Made in Italy e fare di tutto per metterli in condizione di dare spazio ad aziende emergenti tipo la nostra e crederci e puntare su di noi, soprattutto su Made in Italy.